ben trovati. Per lo speciale di oggi siamo a Pesaro all'azienda agricola Deleiva, dove si terrà il seminario di presentazione del bando giovani per il biennio 2021-2022 promosso dal PSR Marche. Un'opportunità di lavoro sicuramente per i giovani maggiorenni, quindi dai 18 fino al compimento del 41esimo anno, e per tutti coloro quindi che hanno voglia di fare impresa. Andiamo a scoprire allora tutti i dettagli con i nostri ospiti. Il primo bando che ha una dotazione importante, perché se considerate che sul totale di 200 milioni che abbiamo per questi due anni, ne abbiamo messi 30 sul pacchetto giovani, capite bene che è una scelta importante di politica che ha fatto questa amministrazione. La precedente programmazione vedeva 70 milioni ma su 700 milioni. Il bando è una nuova opportunità di lavoro. Allora le chiedo quali sono le priorità e le caratteristiche principali. Diciamo che il bando giovani è un momento importante perché rappresenta quello che è uno dei valori più significativi in agricoltura, cioè il ricambio generazionale, la possibilità che i giovani proseguano l'attività magari creata dai loro genitori, dai loro nonni, e che magari introducano, come noi auspichiamo, degli elementi di novità, delle innovazioni, anche quello che è la loro esperienza formativa. Infatti una delle cose che viene valutata è proprio la formazione, in modo che questo rappresenti anche un requisito, quello di aver fatto un percorso di studi. L'età l'abbiamo spostata più avanti a 41, in modo che anche chi avesse qualche anno in più ma la voglia, la volontà di aprire un'azienda lo possa fare, e quindi senza pregiudicare con l'età il rischio di rimanere fuori. E anche perché sono passati diversi anni dall'ultimo bando, quindi magari chi non ha potuto partecipare a quello era opportuno aprirlo. E poi comunque nel giro di qualche mese, io credo che al massimo 24 mesi, ce ne sarà ancora un altro di bando giovani, che sarà quello della programmazione 23-27. Quindi questa programmazione, fatta di due anni soltanto, sarà un bando abbastanza rapido che chiude il 21 di dicembre e che dà la possibilità di fare investimenti, di comprare attrezzatura, di aprire un'attività agricola con un contributo importante da parte della regione attraverso i fondi del PSR europei. Quindi è uno stimolo, senz'altro abbiamo voluto un po' semplificare, abbiamo tolto i preventivi, abbiamo tolto il computo metrico, abbiamo tolto quello che era un po' quello che ci dicevano tanti giovani agricoltori, che erano infastiditi dalla burocrazia. Certo, non è semplicissimo fare i bandi senza assolutamente criteri, qualcosa bisognava inventarsi, e abbiamo scelto, anche in accordo ovviamente con le associazioni agricole, di mettere la zootecnia come priorità, in modo che chi vuol fare un'attività, un'esperienza agricola importante come quella della zootecnia possa rifarlo, perché abbiamo abbandonato tante colture, tante attività in agricoltura che vanno riprese perché hanno anche un mercato, hanno anche delle filiere. Quindi è un momento positivo. Dopo questo usciranno altri bandi, ma intanto questa sera presentiamo per i giovani marchigiani questa opportunità di prendere questo contributo. Dobbiamo garantire un rispetto delle procedure in termini di tempi. L'assessore ha già parlato di semplificazione, poi Sileoni farà gli esempi concreti di cosa significa questa semplificazione. Questo ci dovrà mettere in condizione a noi di rispettare i tempi istruttori. 4 mesi istruttori sono una cosa giusta, equilibrata rispetto a questa complessità di un pacchetto giovani, ma sicuramente i 7-8 mesi del passato non sono più accettabili. Quindi intanto noi cominciamo a dire che rispetteremo tutte le nostre scadenze, a cominciare dalla chiusura del bando, che è il 21 di dicembre. Poi rispetteremo il termine dei 4 mesi, grazie anche alla semplificazione, perché questa semplificazione aiuta le imprese ma aiuta tantissimo anche gli istruttori, che faranno istruttori più veloci. Seminario di presentazione in un luogo che comunque non è casuale, l'azienda agricola che oggi ci ospita. Sì, buonasera, siamo in un'azienda di un giovane che si è insediato grazie al PSR, una bellissima azienda, tra l'altro visto, quindi in una splendida posizione. E noi cerchiamo appunto di rilanciare l'agricoltura proprio
una delle modalità più importanti è proprio quella di dare opportunità ai giovani. I giovani hanno uno spirito imprenditoriale sicuramente più forte, più dinamico rispetto a vecchi imprenditori e quindi puntiamo su questo in maniera importante. Ci sono 30 milioni di euro a disposizione di giovani che faranno richieste per un pacchetto di intervento che va da un premio all'insediamento a un aiuto anche agli investimenti necessari per magari riconvertire l'azienda. Questo bando è uscito da pochi giorni, si concluderà prima di Natale, il 21 di dicembre, e arriva dopo 4 anni di attesa, quindi c'è sicuramente una forte attenzione da parte dei giovani che vogliono insediarsi. Le risorse sono, dicevo, importanti, 30 milioni di euro, però potrebbero anche essere una dotazione limitata se effettivamente le domande saranno tante. Subito dopo comunque uscirà il bando degli investimenti, anche per i non giovani, quindi chiunque magari non riuscisse ad entrare in questo bando ha comunque una seconda opportunità con altri 30 milioni di euro. Quindi nell'arco di tempo di 2 mesi usciamo con 60 milioni di euro di aiuti agli investimenti delle aziende agricole, sicuramente è una cosa importante. Il ricambio generazionale in un modo più snello e competente, ma in che maniera poi nello specifico? Abbiamo cercato di semplificare tantissimo le procedure, quindi chi fa domanda può evitare ora di presentare sempre i 3 preventivi, è una cosa veramente pesante dal punto di vista di tempo perso questo. Sembra una sciocchezza presentare i 3 preventivi, ma addirittura per ogni tipo, qualsiasi acquisto si fa, bisogna mandare 3 PEC a 3 fornitori, bisogna ricevere 3 PEC sempre formali, inserire sul sistema informativo. Poi a livello regionale è necessario fare una procedura di controllo che i fornitori siano effettivamente in concorrenza tra loro. Insomma, una semplificazione grossa sia dal lato impresa che dal lato regione. Poi abbiamo un sistema anche di calcolo del costo semplificato per le nuove strutture, invece del computo metrico dettagliato andiamo un tanto a metro quadro, un tanto a capo per una stalla e così via. Quindi sicuramente questo è un livello di semplificazione che si sentirà nel momento in cui andremo a lavorare su questo. L'altra cosa importante che avevamo detto anche l'assessore, per essere un giovane anche preparato dal punto di vista professionale. Chiaramente chi ha un titolo di studio attinente al settore lo è già di fatto, chi non lo è, chi non lo ha non è che non può partecipare ma ha l'obbligo di frequentare un corso di formazione di 100 ore, corso che viene, ripeto, garantito e finanziato all'interno del pacchetto e alla fine questo deve essere fatto entro i 3 anni. Questa è una scadenza importante per la Commissione Europea, come prima diceva il dirigente, ci abbiamo avuto dei casi che qualcuno pensava che il corso non fosse importante o perlomeno pensava che poteva ottenere la qualifica anche dopo il 3° anno, visto che c'era stata una proroga per il terremoto. Invece la Commissione ci ha detto in maniera molto netta e chiara, la qualifica professionale è un requisito di accesso, ci è stato dato, loro dicono, un periodo di grazia, chiamiamolo così, di 3 anni per acquisire questa capacità professionale. Oltre non si può andare, quindi questa è una scadenza importante che però da questo bando in poi verrà segnalata in maniera tempestiva a tutti i giovani. È stato definito un pacchetto giovani, perché si definisce così e naturalmente che cosa comprende, che cosa riguarda? Allora, chiamiamo pacchetto giovani perché diamo l'opportunità al giovane che vuole insediarsi come capo azienda e quindi intraprende questa nuova attività di presentare un'unica domanda e di accedere contemporaneamente a diverse forme di finanziamento. Mi spiego meglio. Intanto il pacchetto prevede questa cosa, un premio come giovane perché ti impegni a condurre l'azienda agricola per almeno 8 anni e questo premio va da 35.000 euro a 50.000 euro a fondo perduto a seconda della zona di insediamento. Chiaramente le zone più svantaggiate hanno il premio più superiore. Però diciamo, la Commissione Europea per la Commissione Europea non è sufficiente che il giovane si insedi come capo azienda, bisogna pure che lui presenti un progetto di sviluppo dell'azienda agricola. Quindi per sviluppare l'azienda agricola c'è bisogno innanzitutto di competenze e conoscenze. Quindi se lui non ha competenze e conoscenze specifiche, nel senso che non ha un titolo di studio attinente al settore agricolo, dovrà fare un corso di formazione 100 ore, gratuito, compreso nel pacchetto. Per sviluppare l'azienda, se ad esempio lui dice voglio realizzare, come qui vediamo, un vigneto, oppure ho il vigneto e voglio trasformare l'uva in azienda, quindi fare una cantina, lui contestualmente, presentando un'unica domanda,
può chiedere anche questo e accedere a un'altra forma di finanziamento che è un 50% circa a fondo perduto in base alla spesa prevista o preventivata per realizzare ad esempio o la cantina o il vigneto o una stalla, dipende da quello che lui vuole fare. Poi siccome diciamo, in agricoltura c'è anche la possibilità di diversificare l'attività, anzi per noi è importante che diciamo, uno possa diversificare, quindi diamo la possibilità anche di realizzare ad esempio un agriturismo oppure un agrinido o fare dell'attività tipo longevità attiva o addirittura trasformare prodotti agricoli tipo l'orzo in malto e quindi in birra, perché la birra ad esempio per la Comunità Europea non è un prodotto agricolo, quindi non potrebbe essere finanziato con la stessa diciamo, linea di finanziamento che è per la cantina. E quindi dovrebbe fare un'altra domanda. Allora, il discorso è questo, che il giovane, diciamo, presentando un'unica domanda, se il progetto viene considerato valido e quindi va in posizione utile in graduatoria, noi gli finanziamo tutto il suo piano di sviluppo, quindi il contributo come giovane, il contributo per fare la cantina, il contributo per fare eventualmente l'agriturismo o il birrificio. Ecco perché si chiama pacchetto. Un non giovane dovrebbe fare almeno 4 domande diverse per accedere agli stessi finanziamenti, ma con il rischio poi che ogni domanda, seguendo un suo iter, potrebbe essere finanziata o non finanziata, quindi il rischio di non avere diciamo, finanziato tutto il suo progetto. E poi comunque questa è una grossa semplificazione, perché presenti un'unica domanda e con un'unica domanda tu vedi finanziato tutto il tuo progetto. Un'ottima opportunità per rilanciare il mondo del lavoro, per dare un'occasione in più ai giovani e naturalmente sfruttare e valorizzare il nostro territorio. Allora in bocca al lupo a tutti coloro che prenderanno parte a questo bando. Da parte nostra è tutto, grazie dell'attenzione. Arrivederci.